63, Luigi Crispo. Sulla 205 di Antonio Leucci. Sensazioni ti ha dato a correre, anche se in uno slalom, il percorso della mitica Ponte Conace di Riolo? Bellissimo, bellissimo percorso. Sai niente, è bello. Renà, vedi che questo viene da una scuola, Renà. Alfredo Mancaruso, allora stavo chiedendo le sensazioni che ha avuto, anche se in uno slalom, percorrere la Ponte Conace di Riolo. Adesso domanda a te, per te la Ponte Conace di Riolo che cos'è? Renato, io dico una cosa, adesso io ho parlato con il presidente, noi cercheremo di rifarla, non farla la Ponte Conace di Riolo, perché ci riuniamo e raccogliamo un po' di soldi, giriamo tutti i commercianti, perché la gara di Riolo si deve fare. Non si deve perdere. Non si deve perdere la gara di Riolo, perché ha una storia la gara di Riolo.
Questo, ho detto tutto. Il ragazzo come si sta comportando? Il ragazzo promette bene, il piedino ce l'ha pesante, la stazza ce l'ha. Quindi... Allora, dobbiamo solo aspettare il risultato. Sì, sì. Bene, grazie a tutte e due. Grazie a te. Classe A 1004, terzo classificato Luigi Crispo. Secondo classificato Alfredo Mancaruso. Alfredo viene? Ok, allora dobbiamo chiamare il vincitore, Francesco Battaglia. Vince la classe A 1004. Foto di rito.